Città di Ebla nasce nel 2004. Il progetto prevede la presenza di una serie di figure, non siamo più tutti. In particolare ora lavoriamo attorno ad alcune persone che sono rimaste, ad altre che si sono aggiunte. Queste sono Valentina Bravetti, che è la protagonista, tra l'altro, di The Dead, il lavoro che proporremo qui a Kilowatt 2013. Elisa Gandini, che si continua ad occupare di allestimenti e di soluzioni sceniche, io che mi occupo di regia. In questo particolare lavoro Franco Naddei, che si occupa di suono e manipolazione del suono, ma continua a lavorare con noi anche Davide Fabbri, è lì che è in funzione, che si è sempre occupato di suono per i lavori precedenti, quindi fino alla Metamorfosi. Luca Giovagnoli, che è il nostro direttore tecnico ed è una figura molto importante per, diciamo, la dimensione tecnica della compagnia, e poi una serie di figure correlate, fra le quali cito la nostra ormai organizzatrice stabile, che è Elisa Nicosanti. Ecco, attorno a questo nucleo ormai consolidato si sta continuando a sviluppare il nostro lavoro, che attraversa per una parte le produzioni spettacolari e per un'altra l'organizzazione di un festival che si chiama Ipercorpo, che procede ormai da anni quasi parallelamente a Kilowatt. Quindi è un piacere per noi, tra l'altro, tornare dopo tutti questi anni, perché Kilowatt è stato un po' una specie di incubatore per noi, no? Ha allevato una parte del nostro lavoro sin dall'inizio, sin dal progetto Pharmakos. Siamo venuti con la Metamorfosi, che è stato il primo progetto tratto da un racconto, quindi una linea di lavoro diversa da quelle precedenti, e quindi siamo molto felici di essere qui con questa produzione che parte da Roma Europa nel 2010 con un piccolo studio. Poi si evolve nell'arco di 2 anni, fa una serie di tappe di studio e poi approda definitivamente a Roma Europa nel novembre del 2012. Quindi siamo ormai nella sua fase, diciamo, matura del progetto e direi anche ormai conclusiva. The Dead, è un'ideale prosecuzione del precedente lavoro che abbiamo affrontato, che si chiamava La Metamorfosi, ed era tratto da un racconto di Kafka. Anche questo lavoro è tratto da un racconto di un altro autore europeo dei primi del Novecento, in questo caso è Joyce, e il racconto è proprio l'omonimo racconto, quindi The Dead, che è l'ultimo dei racconti di questa raccolta molto importante di Joyce che si chiama I Dubliners, Gente di Dublino. Possiamo parlare di un percorso parallelo a quello affrontato nella Metamorfosi, che è stato per certi versi un viaggio molto entusiasmante dentro la letteratura. Come nel caso della Metamorfosi, diciamo, l'obiettivo era quello di non riprodurre in scena il racconto, ma individuare un dispositivo originale di rappresentazione. In questo caso specifico, il racconto potremmo dire, o almeno per me certamente, è un racconto sulla nostalgia, la nostalgia di un caro morto in particolare, che è una cosa che può riguardare la vita di tutti. Non è una cosa specifica, particolare o inusuale come la trasformazione di Gregorio Samsa in un grande insetto, come capitava per Kafka. Ecco, questo sentimento, questa dimensione legata alla nostalgia o al ricordo soprattutto di un caro morto, un ricordo tra l'altro che rompe inaspettatamente, noi abbiamo tentato di unirlo con la fotografia in scena.